Dopo la sconfitta interna contro il Marina di Ragusa, il Rotonda corre ai ripari e cambiando la guida tecnica della squadra. Un'operazione necessaria, ma sicuramente fatta non a cuor leggero. Certamente questa cosa non fanno piacere, soprattutto quando ti trovi di fronte a una persona sotto l'aspetto umano, una bravissima persona, c'è un rapporto molto bello, insomma, quindi dispiace. Io intanto lo ringrazio per il lavoro che ha svolto, abbiamo fatto un buon campionato lo scorso anno, ci ha riportato in Serie D. Però purtroppo per queste 5 partite, così come era andata, si è ritenuto necessario fare questa operazione. Mister, chiederà di rinforzare la rosa a sua disposizione per mantenere quelli che erano gli obiettivi della società a inizio stagione? Ma guardi, il primo obiettivo è quello della società, di comune accordo, è quello subito di dare un'identità alla squadra e diventare subito squadra. Poi con il raggiungimento di questo obiettivo si possono annunciare gli obiettivi. Ma il primo obiettivo è diventare squadra. Se non si diventa squadra, naturalmente c'è stato un cambio di allenatore e qua ci sono delle responsabilità da parte dei giocatori che dal mister, normalmente a livello tecnico. Quindi per fare questo bisogna subito diventare squadra. Intanto dico che il nuovo mister Boncore già ieri sera ha dato, dopo il primo allenamento, ha fatto un elenco di atleti che non rientrano nel suo progetto. Guardi, io sto valutando adesso questi ragazzi che ho a disposizione. È una rosa abbastanza valida, anche per questo ho scelto Rotonda. Quando il presidente mi ha chiamato non ci ho pensato due volte, perché c'è tanta roba su cui poter lavorare. Però ripeto sempre, la fortuna di un allenatore è circondarsi attorno di veri uomini. Per veri uomini io intendo gente predisposta al sacrificio, predisposta al lavoro, e poi tutto viene lì, tutto viene in discesa. Presidente, potete fare qualche nome degli atleti in partenza e di quelli in arrivo? Degli atleti in partenza non ritengo opportuno dirlo, perché innanzitutto l'educazione, il rapporto e la correttezza, per quello che mi riguarda, sembra la base di tutto. Invece nuovi atleti in arrivo a rinforzare la rosa? Beh, ce ne sono in uscita, quindi qualcosa in entrata c'è. Mi astengo da dare nome, perché fino a quando non vivono, purtroppo il calcio porta sempre sorprese, quindi fino al 30 ancora si può tesserare, c'è movimento, si può fare mercato, quindi bisogna stare attento a far nome prima, quindi mi riservo di darti dei nomi. Ma comunque ci sono 4-5 under molto 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 interessante, che da ritenerli non under ma giocatori, perché hanno già delle belle esperienze.